Dall'alto dei Monti Lepini domina sullo spettacolare paesaggio della pianura pontina l'accogliente cittadina di Norma, bellissimo comune della provincia di Latina. Il comune di Norma è un comune che è arroccato su una rupe a circa 410 metri dal livello del mare. Raggiungere il comune di Norma è facilissimo. Venendo da nord e uscendo a Valmontone sull'autostrada si segue la strada direzione Artena, successivamente Giulianello, Cori e Norma. Mentre per quanto riguarda chi proviene da sud si può uscire a Frosinone, Frosinone Priverno, Priverno Sezze e Sezze Norma. Invece venendo dalla Pontina si può uscire a Borgopiave direzione Latina Scala e successivamente arrivare a Norma. Un percorso molto semplice, molto facile, abbiamo circa 6 km di tornanti, per cui è anche molto panoramica la via che si percorre per raggiungere il nostro paese, e quindi diciamo l'aspetto un po' più che ci caratterizza è proprio questo affacciarsi sulla pianura pontina. Il comune di Norma ha le sue radici nella Norba. In sostanza, intorno alla metà dell'VIII secolo, Costantino Copronimo, l'imperatore d'Oriente, donò a Papa Zaccaria le masse di Norma e di Ninfa. Successivamente Norma è passata allo Stato Pontificio, in qualche modo, che forse a quei tempi ancora non era così consistente, è passata man mano di mano in mano alle famiglie nobili romane, i conti di Tuscolo, i Borghese, ma soprattutto quelli che hanno inciso molto di più sono stati i Caetani, che hanno acquistato Norma nel 1294, cioè 2 anni prima che Papa Bonifacio VIII diventasse Papa, era ancora cardinale Caetani. Il nostro viaggio alla scoperta delle origini antiche della città di Norma comincia dal Museo Civico e Archeologico Padre Annibale Gabriele Saggi. Il museo nasce con l'idea di guidare chi venga a Norma per vedere il parco e tutti i resti archeologici, per guidarlo nella visita e nel ricomporre le suggestioni che il luogo può offrire. Quindi è un preludio alla visita ed è concepito in maniera di offrire soprattutto l'idea di quello che si andrà a vedere. È un posto eccezionale, non solo per il paesaggio e per la natura, ma anche per i resti archeologici. Pannelli interattivi, reperti archeologici e riproduzioni in 3D ci rivelano l'aspetto originario dell'antica città di Norma, oggi straordinario parco archeologico aperto gratuitamente a tutti. Il visitatore che arriva e va nell'area archeologica non può che essere colpito dalle mura, queste mura stupende in opera poligonale che sono una delle più importanti e più conservate di tutta l'Italia antica e che hanno dall'Ottocento portato visitatori, studiosi, tutti a apprezzare questo luogo. La città nasce come fondazione di Roma al IV secolo a.C. come roccaforte per combattere e per contrastare l'invasione dei Volsci. I suoi resti più importanti risalgono all'inizio del I secolo a.C. e sono un patrimonio eccezionale di studio e di conoscenza di una città. Norma è una sorta di Pompei repubblicana del Lazio, perché le vicende storiche, il fatto che nelle guerre tra Mario e Silla prese le parti sbagliate, quelle di Mario, hanno portato a far sì che fosse distrutta e non più ricostruita. Strade meravigliose che costituiscono il percorso di visita, case che si possono vedere e poi i principali templi della città sulle varie alture dei punti più preminenti che ci testimoniano quelli che erano i sentimenti di religiosità
Il tutto affacciato sulla pianura pontina, si vede un paesaggio fino al mare in una natura stupenda tra cespugli di ginestre, crocus gialli e tutto quello che ci riempie il cuore e gli occhi di un paesaggio che è difficile trovare altrove. Norma, uno spettacolo per quanti ne percorrano gli antichi tracciati che amplifica la sua bellezza se la si ammira dall'alto, sospesi nell'aria, volando in parapendio, una delle esperienze certamente più adrenaliniche ed emozionanti da vivere in questo luogo. La Piazza delle Stelle è uno dei luoghi più suggestivi dal quale ammirare i colorati parapendii in volo, uno spazio culturale dal fascino unico, acquistato e ristrutturato dall'Associazione Domus Culta di Norma. Ci troviamo nel Palazzo Caetani, costruito intorno al 1500, che fa parte dello stesso complesso dell'attuale museo. Questa è la Piazza delle Stelle, adattata a piazza, dove si possono vedere la chiesa, la fontana e la torre civica, che sono i simboli della comunità. Qui noi svolgiamo le nostre attività, i nostri spettacoli, e soprattutto l'estate, in collaborazione sempre col Comune. Come cosa principale abbiamo la manifestazione, che è una serata dei dialetti delle zone, che quest'anno è giunta la seconda edizione. Passeggiando per il centro storico si scoprono gli angoli più caratteristici e belli del borgo. Nel cuore del paese si erge il luogo simbolo del sentimento religioso normense, la Chiesa dell'Annunziata. Il soffitto riccamente affrescato ricopre la navata centrale. La cappella laterale accoglie la veneratissima icona della Madonna del Rifugio, portata in paese oltre tre secoli fa dal padre gesuita Antonio Baldinucci. L'economia locale è basata soprattutto sulle attività agricole, quindi olivicoltura, quindi ci sono pastori, ma noi abbiamo questa particolarità nel nostro comune, che c'è una piccola azienda che produce cioccolato da molti anni. Questa azienda occupa molte persone, per cui dà un grosso respiro ai nostri cittadini, questo è importante. L'azienda Antica Norma, in omaggio, questo nome in omaggio al nostro sito archeologico, nasce nel 1977 nel comparto del cioccolato, dopo un'esperienza all'interno della pasticceria e cioccolateria storica di Latina dei maestri Figini. La parola d'ordine in questo tempio della dolcezza è la qualità, che dal 1956, anno della sua apertura, accompagna la sua ricca produzione. La nostra è un'azienda che è molto legata alla ricerca. Collaboriamo con tre università in particolare, la Sapienza di Roma, il Campus Biomedico e la Tuscia di Viterbo. E la nostra ricerca continua per quanto riguarda soprattutto il discorso delle intolleranze alimentari. Ad affiancare lo stabilimento produttivo, un vero e proprio paradiso, il Museo del Cioccolato, il primo d'Italia. Partendo dalla fonte di cioccolato, un percorso didattico vi condurrà nel viaggio alla scoperta della cultura del cacao, delle curiosità e dei segreti della bevanda degli dèi.
Norma è un paese dove praticamente le maggior parte delle feste sono legate a fatti religiosi, quindi a processioni e cose varie. Ogni evento di questo tipo caratterizza il paese perché c'è appunto un evento festoso successivamente. Poi abbiamo la Sagra delle Castagne, abbiamo il Choco Day, abbiamo la Notte Bianca, abbiamo altre feste che vengono quotidianamente organizzate nel nostro paese. Il nostro paese è conosciuto proprio anche per questo motivo, è molto festoso. Noi settimanalmente abbiamo degli eventi importanti che raccolgono molte, molte presenze, questo è importante. La Sagra delle Castagne quest'anno è giunta alla 49esima edizione, nasce appunto 49 anni fa dal desiderio di una confraternita religiosa, la Confraternita della Madonna del Rosario. Nasce un po' dalla voglia di voler continuare quelle che sono le tradizioni locali, in particolare quella legata alla raccolta delle castagne. Le famiglie del posto, generalmente tutte posseggono un castagneto, finita la raccolta invitavano i propri familiari a festeggiare mangiando caldarroste e bevendo vino fracolino. La sagra per noi è importantissima, fortemente legata a quelle che sono le tradizioni, quindi con le strutture tipiche, noi le chiamiamo le baracche, che sono delle capanne di legno, sia legno e rami di ginestra. Norma ha delle strutture e dei ricettivi importanti, ha appunto il sito archeologico che invito tutti a voler visitare, abbiamo un museo, pensiamo che l'amministrazione debba obbligatoriamente trovare un propulsore, il propulsore per noi è quello che abbiamo, il sito archeologico, ma ancor di più vogliamo valorizzare anche l'aspetto sportivo che è quello appunto del parapendio, perché le peculiarità di questi paesi sono queste due cose, il sito archeologico e il volo di parapendio, quindi dobbiamo sfruttare queste due peculiarità del paese, che altri paesi non hanno. Un viaggio indimenticabile nel tempo, addolcito dai sapori del cioccolato, vi aspetta nella cittadina di Norma. Bellezze tutte da scoprire, quelle del suo ricco patrimonio storico-artistico, sospeso tra passato e presente.